Allora, andiamo a vedere subito un'applicazione l'applicazione ce l'abbiamo in un esercizio che è anche un esercizio che in genere facciamo a compito. Allora, esercizio è del seguente tipo. Abbiamo due spazi in R4. U per esempio lo span di 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, meno 1. U lo span di 2, 1, meno 1, 1. 0, 1, 0, 1, 5, meno 3. Allora, si chiede determinare delle basi ortogonali rispetto al prodotto scalare canonico degli spazi U intersecato V, U, V, U più V, U più V ortogonale, U ortogonale, U ortogonale, U intersecato V ortogonale. Vi ricordo che U più V si chiama spazio somma ed è, non è altro che per definizione la somma di tutti i vettori che stanno in U e che stanno in V. Ok? Invece, dato uno spazio W, W ortogonale è definito come l'insieme dei V appartenenti a V, dati che V scalare W fa 0. Ora, queste sono due definizioni. Ok, allora noi dobbiamo fare 8 basi ortogonali. Questo esercizio richiede circa 20 minuti nella pratica, poi magari svolgendoci mettiamo un po' di più per spiegarlo. Non richiede più di 20 minuti. Allora, vediamo un po'. Alcune cose ancora le dobbiamo dimostrare, però una prima, due cose da tenere presenti è che la prima è che la dimensione di W ortogonale sarà sempre uguale alla dimensione dello spazio ambiente n meno la dimensione di W. Diciamo la dimensione di V meno la dimensione di W. E un'altra cosa è che la dimensione di U più V più la dimensione di U intersecato V, questa è uguale alla dimensione di U più la dimensione di V. Questa si chiama formula di Grassmann. Non ricordo se con 1 o 2 n. Vale una S, però non sono sicuro. Ok,
Allora, nella fattispecie, quant'è la dimensione di U intersecato V? Allora, la dimensione di U e di V la sappiamo, è evidente. Quant'è? La dimensione di U quant'è? U, solo U. Ma perché qua? I vettori sono due. Se è generato da due vettori, come fa la dimensione? Perché 2? Potrebbe essere 1, 2. Perché 2? È evidente che è 2. Se fosse 1 i vettori sarebbero proporzionali. Questo è il multiplo di questi. No. E allora la dimensione è 2. La dimensione di V pure è 2. Stanno in R4. Ora cosa può succedere a due sottospazi di dimensione 2 in R4? La dimensione dell'intersezione quanto può essere? 0, 1, 2. Sono due piani. Però uno dice no, ma due piani si devono intersecare almeno in una retta. No, quello vale in R3. E viene proprio dalla formula di Grassmann. Tu hai due piani, dimensione 2, 2 più 2 fa 4. O i piani coincidono e l'intersezione a dimensione 2 e la somma è lo stesso piano a dimensione 2, e viene 2 più 2 fa 4. Oppure la somma, se è più di 2, deve avere dimensione 3 come tutto R3, e allora l'intersezione dovrà avere dimensione 1, perché 4 sarà 3 più 1. Ma questo non può essere 0 se siamo in R3, ma in R4 sì, perché può essere che questo faccia 2, questo faccia 2, questo potrebbe fare 0 e questo potrebbe fare 4. Pensate per esempio, avete 4 coordinate x, y, z e t. Pensate al piano in cui x e y sono 0. Pensate al piano in cui z e t sono 0. Quei due piani dove si intersecano? Solo nel punto 0, 0, 0, 0. Chiaro? E però la somma in quel caso farà tutte le 4. Cioè in R4 c'è abbastanza spazio affinché due piani si possano intersecare su uno nell'origine. Però se si intersecassero in uno spazio di dimensione 1, parrebbe ancora che la somma dovrebbe avere dimensione 3. Cioè, questo fa 2, questo fa 2 e già l'abbiamo appurato. Qua o saranno 2 e 2, o 3 e 1, o 4 e 0. È chiaro? Se determiniamo una delle due dimensioni, automaticamente determiniamo anche l'altra. Allora andiamo a vedere di determinare chi è U intersecato V. Allora, un vettore V doppio appartiene a U intersecato V se solo se V doppio è del tipo alfa. Allora, questi vettori li chiamo U con 1 e U con 2. Questi li chiamo V con 1 e V con 2. Quindi dovremmo avere alfa U con 1 più beta U con 2, cioè gamma U con 1 più delta. Cioè se sta in U intersecato V, che significa? Che si può scrivere come combinazione lineare di questi due vettori, perché deve stare in U, ma si deve anche poter scrivere come combinazione lineare di questi altri due vettori, perché deve stare in V. Allora alfa, beta, gamma e delta devono essere numeri reali. Ok? Ah, andiamo a sostituire. Qui dobbiamo avere alfa volte 1, 0, 1, 0 più beta volte 0, 1, 1, meno 1 deve essere uguale a gamma volte 2, 1, meno 1, 1 più delta volte 0, 1, 5, meno 3. Ok? Questo è un sistema di 4 equazioni in 4 incognite. Allora, questo sistema ha sempre soluzione. Se io metto 0, 0, 0, 0, ha soluzione, no? Viene tutto quanto il vettore 1.
soltanto infatti l'insieme delle soluzioni di questo sistema, vedremo poi quando faremo, è uno spazio vettoriale. Però bisogna capire quante soluzioni ci sono. Le soluzioni ci possono essere una sola soluzione nulla, oppure possono essere infinite, ma infinito alla 1 vedremo, cioè, o infinito alla 2. Cioè, di queste 4 variabili, no? Le equazioni sono equazioni lineari, vedremo che alcune si possono eliminare e ne rimarranno soltanto una o due o zero. O vengono tutte uguali a zero, oppure ne rimarrà una libera. Allora andiamo a scrivere le equazioni. Allora, le equazioni sono alfa uguale 2 gamma, vedete, alfa più 0 uguale 2 gamma più 0, quindi alfa uguale 2 gamma, beta uguale gamma più delta, poi alfa più beta uguale meno gamma più 5 delta, e poi meno beta uguale gamma meno 3 delta. Allora guardate, alfa uguale 2 gamma già lo sappiamo, sostituiamo questa che alfa uguale 2 gamma nelle altre equazioni, quindi abbiamo beta uguale gamma più delta, beta più 2 gamma, perché alfa è uguale a 2 gamma, uguale meno gamma più 5 delta, e poi meno beta, anzi cambiamo di segno, qua abbiamo beta uguale meno gamma più 3 delta. Ok? Allora, per eliminare un'altra, proviamo a fare la somma di questi due, della seconda e della quarta. Se faccio la somma della seconda e della quarta, allora alfa fa sempre 2 gamma, poi avrò 2 beta uguale 4 delta, cioè beta uguale 2 delta. Sostituiamo in una delle due, quindi viene beta, viene 2 delta uguale gamma più delta, sostituiamo in quest'altra e otterremo 2 gamma più 2 delta uguale meno gamma più 5 delta. Allora, riscriviamo tutto qua, bello sotto la luce. Allora, alfa uguale 2 gamma, beta uguale 2 delta, poi qui cosa mi viene? Gamma uguale delta, ma anche qui mi viene 3 gamma uguale 3 delta, quindi mi viene gamma uguale delta. Allora, come vedete, cioè io le equazioni le ho sfruttate tutte, perché qua quando ho fatto la somma e poi il risultato l'ho sostituito in una delle due, quindi le ho sfruttate tutte e due, me le sono portate appresso, e come portarle appresso entrambe, e poi qua ho sostituito il risultato per degli altri. Quindi questo è il risultato, diciamo, se vado a faccio un ultimo passaggio, siccome gamma uguale delta un'equazione sparisce, allora mi rimane gamma uguale delta, beta uguale 2 delta, alfa uguale 2 delta. Ok? Allora guardate che se io sostituisco qui queste condizioni, queste soluzioni, queste equazioni sono equivalenti a quelle precedenti, perché mettiamo alfa uguale 2 delta, gamma fa delta, qua viene 2 delta uguale 2 delta, la prima è verificata. Poi qua mi viene delta più delta uguale 2 delta, verificato. Qua mi viene 4 delta uguale 5 delta meno delta, che fa 4 delta, verificato.
meno 2 delta uguale delta meno 3 delta che fa meno 2 delta più 1. Quindi effettivamente abbiamo trovato che se io metto i numeri, diciamo gli scalari in questo modo, effettivamente quel sistema è verificato. Quindi queste qua sono tutte le soluzioni possibili. Al variare di chi? Al variare di delta. Ok? Delta rimane libero, le altre costanti sono espresse in funzione di delta. Questo metodo che sto già usando più volte per risolvere piccoli sistemi di 2, 3, 4 equazioni lineari si chiama metodo di sostituzione di Gauss. Cioè io ricavo, esprimo alcune variabili in funzione delle altre. Allora, quante variabili sono rimaste libere? Una. Che vuol dire che qua ho piena libertà soltanto di scegliere delta. Nel momento in cui scelgo delta, poi le altre tre sono automaticamente determinate. Quindi, che vuol dire che questo spazio qua, che sono tutti i vettori appartenenti all'intersezione, che dimensione avrà secondo voi? Se le variabili libere sono una, sarà 1. Per esempio, prendiamo alfa uguale beta uguale 2, gamma uguale delta uguale 1. Perché beta era uguale a 2 delta. Prendiamo delta uguale a 1, allora qua mi viene questo uguale a 1. Che vuol dire? Che se io faccio questo, 2 volte questo, più 2 volte questo, faccio la somma di questi due invece da quest'altra parte, qua mi viene 2, 2, 4, meno 2, da quest'altra parte la somma fa 1, 1, 2, meno 1, che per 2 fa di nuovo 2, 2, 4, meno 2. Allora, questo vettore certamente è un vettore non nullo che sta in un intersecato V. Chiaro? Questo è un vettore W che sta in un intersecato V. Adesso io vi chiedo, chi sarà mai lo spazio U intersecato V? Cioè, che dimensione ha? U intersecato V, che dimensione ha? Quali erano le possibilità? O aveva dimensione 2, o aveva dimensione 0, o aveva dimensione 1. In questo caso c'ha dimensione 1. Più precisamente, una sua base chi è? Sono tutti multipli di questo vettore? Cioè qua se invece di metterci 1 ci metto delta, lo lascio libero, e qua ci metto 2 delta, qua mi uscirà tutto moltiplicato per delta. Siccome delta è arbitrario, che vuol dire delta per un vettore fisso? Non è l'equazione parametrica di una retta passante per l'origine? Quale retta? Esattamente quella che passa per questo. Cioè, non abbiamo fatto altro che dimostrare che U intersecato V in questo caso è lo span di 2, 2, 4, meno 2. Se risolvendo il sistema, allora, chiariamo bene, se risolvendo il sistema venivano soltanto 0, 0, 0, 0, venivano tutte e quattro uguali a 0, che vuol dire che l'unico vettore che stava nell'intersezione dei due sottospazi era il vettore nullo. In quel caso la dimensione di U intersecato V era 0. Se viceversa le equazioni qua che si eliminavano, io ho fatto in modo, ci ho messo una dipendenza lineare tra questi quattro vettori, ho fatto in modo che la somma di questo e la somma di questo fossero proporzionali, che quando ho fatto la il terzo e il quarto vettore ho fatto in modo che la somma fosse il doppio della prima. Vedete? Qua c'è la fratello. Allora, facendo in questo modo, che cosa succede? È successo che quando sono andato a risolvere il sistema un'equazione è sparita. Quindi le equazioni rimaste sono 3, le variabili che ho eliminato sono 3 e ne rimane una libera. Se non ci mettevo questa
magari se andavo a caso probabilmente non succedeva e veniva che alla fine mi veniva un'altra equazione che mi veniva detto uguale a 0 e quindi veniva 0 0 0. Però potevo fare anche di peggio, cioè potevo fare in modo che prendevo qua a destra un'altra base dello stesso spazio, cioè prendevo che ne so, prendevo come terzo vettore la somma dei primi due e come quarto vettore la differenza dei primi due. In quel caso, quando andava a risolvere il sistema, le equazioni che sparivano erano due, e in quel caso la dimensione dello spazio di intersezione sarebbe stata 2. Ok? Quindi io non lo posso sapere a priori. Un'altra osservazione: quando faccio questo esercizio mi sono venute queste soluzioni delta, gamma, alfa, beta, no? In genere si prende una, quella diciamo veniva alfa uguale beta uguale 2 delta, gamma uguale delta. Allora, come si fa per trovare una soluzione? Si capisce che lo spazio di dimensione 1, per trovarne una in particolare, per trovare quindi questo vettore, si va a prendere, si mette delta uguale a 1, cioè si mette un valore piccolo, più piccolo possibile 1. Allora, però, qual è il problema? Il problema è che quando metto uguale a 1 i coefficienti saranno 2, 2, 1 e 1. Chiaro? Uno potrebbe dire, ah sì, allora lo spazio, quell'errore che fate sempre, sempre no, ma spesso, cioè quasi sempre in ogni seduta di compiti c'è qualcuno che fa questo errore, cioè mi va a mettere qua, invece del vettore che si ottiene sostituendo quei coefficienti dalle soluzioni, mi va a mettere 2, 2, 1 e 1 come vettore che genera un intersecato lungo, e non ci azzecca niente. Il vettore che sta in 1 intersecato 2 è questo, non è 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1 è il vettore delle soluzioni di questo sistema, è il vettore che genera lo spazio delle soluzioni di questo sistema, ma non è il vettore che genera 1 intersecato V. Il vettore che genera 1 intersecato V è questo, si ottiene andando a sostituire le soluzioni e andando a verificare che quello che mi viene a sinistra è uguale a quello che mi viene a destra, quello è un vettore che sta in un intersecato V e quindi genera un intersecato V, perché in questo caso un intersecato V ha dimensione 1. Ok? Quindi questo fino a qua, questa è una base ed è pure una base ortogonale, perché qua lo spazio è dimensione 1, quindi non dobbiamo fare niente. Adesso se io voglio avere una base ortogonale di U, cosa devo fare? Se voglio ottenere una base ortogonale di U, secondo voi cosa devo fare? A uno potrebbe dire, posso prendere questo vettore e ortogonalizzarlo rispetto a questo con Gram-Schmidt. Però io dico, prendiamo questo uno dei due vettori e ortogonalizziamo rispetto a questo. Questo pure sta in 1, se sta in un intersecato V questo è contenuto in 1. Allora io dico, ortogonalizziamo rispetto a questo. Allora, per esempio, prendiamo 1, 0, 1, 0 e togliamoci la proiezione qua, scusate, è meglio prendere 1, 1, 2, meno 1. E quale motivo? Se questo è un generatore di U intersecato V, è inutile portarsi appresso il 2, no? Perché anche questo è proporzionale. Quindi invece di mettere 2, 2, 4, meno 2, qua ci metto 1, 1, 2, meno 1 fratto il prodotto scalare tra 1, 1, 2, meno 1 e se stesso,
per 1, 1, 2, meno uguale. Adesso questo prodotto scalare fa 1 più 0 più 2 più 0, qua viene 1, 0, 1, 0, meno 3, qua viene 4 più 1 più 1 più 1 fa 7, 1, 1, 2, meno 1. Allora io dico, invece di dire uguale, moltiplico tutto per 7 e faccio proporzionale a 7 volte il primo meno 3 volte il secondo. Quindi mi viene 7 meno 3 fa 4, poi meno 3, 7 meno 6 fa 1, più 3. Allora dico, una base ortogonale di U, chi è? È 1, 1, 2, meno 1, virgola, 4, meno 3, 1, 3. Facciamo la verifica, 4 più 2 fa 6, meno 3 fa meno 6, la somma fa 0. Quindi effettivamente questa è una base ortogonale. Vediamo se, se quei vettori stanno in U. Allora, quei vettori sono indipendenti. Chi sono quei vettori? Il primo non è altro che la somma dei due, 1, 1, 2, meno 1. La somma di questi due. Il secondo è 4 volte il primo meno 3 volte il secondo. Allora 4 meno 0 fa 4, 0 meno 3 fa meno 3, 4 meno 3 fa 1 e 0 meno 3 fa più 3. Questo vettore non è altro che 1 più 2. Questo vettore qui è 4, 1, meno 3, 1. Ovviamente posso anche invertire queste relazioni, però era più facile far vedere che questi vettori erano generati dalla base di U che c'avevo prima. Allora, ripeto, cosa ho fatto? Prima ho preso queste due basi, in U e in V. Poi ho trovato un vettore, ho visto che l'intersezione U intersecato V aveva dimensione 1 ed è generata da questo vettore qua. Allora, quando vado a fare la base ortogonale di U, invece di ortogonalizzare questi due tra di loro, ho preso uno dei due, voi avevate questi due vettori, poi ce n'avete un terzo. Allora, ho preso uno di questi due e l'ho ortogonalizzato rispetto al terzo. Se avessi ortogonalizzato l'altro, doveva uscire la stessa cosa, o almeno proporzionale, cioè prendete invece di prendere 1, 0, 1, 0, prendete qua 0, 1, 1, meno 1, 0, 1, 1, meno 1. Allora cosa viene? 0, 1, 1, meno 1, meno il prodotto scalare qui fa 1 più 2 più 1 fa 4 settimi. Allora moltiplico tutto per 7, viene 7 volte questo meno 4 volte, e qua però ci devo mettere 0, 1, 1, meno 1, 0, 1, 1, meno 1. Andiamo a vedere, qua ci andava un po' a sbagliare, 1, 1, 2, meno 1, questo deve rimanere 1, 1, 2, 1. Ok, va bene. Allora 7 meno 4 fa 0 meno 4 fa meno 4, 7 meno 4 fa 3, 7 meno 8 fa meno 1, meno 7 più 4 fa meno 3. Come vedete non è venuto lo stesso vettore di prima, ma il suo opposto. Perché? Allora, voi ci avevate questo vettore. Quando vado a ortogonalizzare questo magari mi viene di qua, se l'altro sta dall'altra parte magari quando vado a ortogonalizzare mi viene dall'altra parte.
cioè quando vado, allora questo era il vettore, questo qui chiamiamolo W1, questo era U1, questo era U2. Quando vado a ortogonalizzare, magari uno mi viene di qua, l'altro mi viene di là. L'importante è che siano proporzionali. Poi sono venuti proprio l'opposto perché io ho tolto, togliendo i coefficienti in settimi, no? Ho fatto in modo che fossero a componenti intere e più piccole possibili. Essendo a componenti intere e più piccole possibili, praticamente o sono uguali o sono opposti, in genere viene così. Ok, comunque questa è una base ortogonale di U. Questa è una base ortogonale di U. Ok? E quindi ricapitoliamo cosa abbiamo fatto. Prima abbiamo trovato l'intersezione, poi abbiamo preso uno dei due vettori. Quale? Non è importante perché hai visto, o prendi il primo o prendi il secondo, il risultato sarà sempre questo. Se non è questo è l'opposto, ma comunque non cambia nulla. Chiaro? Perché la base rimane ortogonale. Adesso andiamo a prendere, a fare una base ortogonale di V. Secondo voi che devo fare? La stessa cosa. Che significa la stessa cosa? Una cosa analoga, non esattamente la stessa. Cioè che devo prendere? Devo prendere uno dei vettori di V, per esempio questo che a occhio è più semplice, quindi 2, 1, meno 1, 1, e poi lo devo ortogonalizzare rispetto a chi? Mi conviene ortogonalizzarlo rispetto a questo. Per quale motivo? Perché quel vettore lì è una questione di risparmio. Questo vettore qua sta sia in U che in V, quindi lo posso utilizzare tutte e due le volte. Allora, ortogonalizziamo rispetto a questo. Quindi meno il prodotto scalare di 2, 1, meno 1, 1, 1, 1, 2, meno 1, fratto il prodotto scalare di 1, 1, 2, meno 1, scalare se stesso, per 1, 1, 2, meno 1. Tutto ciò è proporzionale a 7 volte il primo vettore, perché 7 volte? Perché questo prodotto scalare qua già l'avevamo fatto, faceva 7. Il numeratore invece quanto fa? 2 più 1, 3, meno 2 fa 1, meno 1 fa 0, quindi non ci devo togliere niente. Questo è uguale a... Cioè, cosa abbiamo verificato? 2 più 1, 3, meno 2, meno 1 fa 0. Per caso è capitato che questo vettore qua era già ortogonale. Questi due vettori erano già ortogonali tra di loro, quindi in questo caso non devo fare niente. È chiaro? Ora datemi il quaderno. Adesso qual è la situazione? Anche se stiamo in R4, la situazione nostra adesso è analoga a quella che abbiamo visto in R3. Cioè, noi abbiamo un vettore, immaginate la costola del quadernone, è il vettore di U intersecato V. È questo vettore qua. Poi avete, questo è il vettore di U. Allora, questo vettore qua e questo qua che sta in tutti e due i posti. Poi ci avete questo vettore qua che è ortogonale rispetto a questo. Lo vedete? Questo vettore qua è ortogonale rispetto alla costola del quadernone. Lo stesso dicasi per l'altro, che è l'altra, diciamo, la base dell'altra pagina della copertina del quadernone. Però nulla mi dice che questi due vettori tra di loro, cioè questi qua che stanno sulla base, siano ortogonali tra di loro. Cioè, questo è ortogonale a questo, Q
questo è ortogonale a questo, ma nulla mi dice se questi due sono ortogonali. Infatti, se vado a fare il prodotto scalare, mi viene 8 meno 3 che fa 5, meno 1 che fa 4, più 3 che fa 7. E non viene 0. Allora, cosa faccio? Io devo ortogonalizzare questo rispetto a questo. Tuttavia, non mi serve. Quando io devo ortogonalizzare questo rispetto a questo, allora immaginate di dover ortogonalizzare questo rispetto a questi due qua. Posso fare pure il contrario. Uno dei due lo devo ortogonalizzare rispetto all'altro. Preferisco in genere ortogonalizzare quello che ha delle componenti più grosse. Questo ha componenti più grosse in modo assoluto. Quindi preferisco ortogonalizzare questo rispetto a questo, così i calcoli sono più semplici. Ah, però non mi serve ortogonalizzare questo rispetto a questo, perché già è ortogonale, già lo so. Qui si va a verificare il risparmio che dicevo prima. Cioè, adesso vado a fare cosa vado a fare? 4 meno 3 1, 3 meno il prodotto scalare tra 4 meno 3 1, 3 e 2, 1 meno 1, 1 fratto il prodotto scalare di 2, 1 meno 1, 1 con se stesso per 2, 1 meno 1, 1. Silenzio. Allora, quando vado a fare i calcoli, quanto mi viene? 4 meno 3, 1, 3. Meno, allora qua abbiamo fatto il conto, lo rifacciamo, 8 meno 5 meno 1 più 3 fa 7, giù viene 4 più 1 più 1 più 1 pure fa 7, 7 fratto 7 fa 1, quindi devo fare semplicemente la differenza, quindi qua mi viene 2 meno 4 2 2, che però ci tolgo un 2 che, visto che la proporzionalità non mi cambia nulla, questo è proporzionale a 1 meno 2, 1. Questo vettore dove sta? Sta in U più V, cioè se io adesso vado a fare una base ortogonale chi è? La base ortogonale di U più V è questa qui 1, 1, 2 meno 1 poi c'è 2, 1, meno 1, 1 e poi c'è 1, meno 2, 1, 1. Vediamo un po', sarà vero che sono ortogonali? 2 più 1 fa 3, meno 2, meno 1, meno 3 viene 0, poi 3 meno 2, meno 1 più 1 fa 0, 1 meno 2 più 2 meno 1 fa 0. Quindi, come vedete, questi vettori sono a 2 ortogonali. Ora, questi qua sono i vettori della base di V, ortogonale di V, e questo vettore non sta in U. Quando io aprivo il quadernone, quando ortogonalizzavo, facevo l'ultima ortogonalizzazione, l'ultimo vettore non sta più in U, però sta in U più V ed è ortogonale rispetto ai primi. Ok? Quindi quante ortogonalizzazioni ho dovuto fare? Ho dovuto fare, una volta risolto il sistema iniziale, trovato questo vettore qua e quindi trovato che U intersecato V aveva dimensione 1, ho dovuto fare tre ortogonalizzazioni. La prima per ortogonalizzare uno di questi due vettori rispetto a questo, la seconda per ortogonalizzare uno dei due rispetto sempre a questo, e la terza
per ortogonalizzare questi due tra loro. Cioè, uno me lo tengo, l'altro lo faccio diventare ortogonale. È chiaro fino a qui? Se avessi fatto indipendentemente i conti su U e V, lo potevo fare, perché uno ha chiesto una base ortogonale, mica per forza questa. Allora io potevo fare, ortogonalizzavo questo rispetto a questo, poi ortogonalizzavo questo rispetto a questo, poi però quando arrivavo a U più V, questi vettori non stanno in U più V, cioè non stanno a... sì, stanno tutti e quattro in U più V. Però che cosa dovevo fare? Dovevo prenderne 3 e ortogonalizzarli tra di loro. Quindi in ogni caso facevo un'ortogonalizzazione in più, perché quando avevo fatto questo, ortogonalizzato questi due tra di loro, poi ortogonalizzato questi due tra di loro, ho fatto 2 ortogonalizzazioni. Poi dovevo prendere uno di questi vettori, vedere che non coincideva con questi e ortogonalizzarlo ma rispetto a tutti e due. Qua, e quindi facevo 4 ortogonalizzazioni, qua ne ho risparmiata una, perché? Perché siccome ambedue questi vettori sono ortogonali rispetto a questo, alla costola del quadernone, quando vado a fare un'ultima ortogonalizzazione basta solo ortogonalizzare questo rispetto a questo, non devo fare ortogonalizzare questo rispetto a questo e rispetto a questo, rispetto a questo è già ortogonale. Quindi perciò questo procedimento mi ha fatto risparmiare un'ortogonalizzazione. Adesso andiamo a vedere. Quindi queste 3 basi le ho determinate. Andiamo a vedere una base di U più V ortogonale. Ora, secondo voi U più V ortogonale che dimensione c'ha? La dimensione dell'ortogonale quant'è? La dimensione dello spazio ambiente meno la dimensione dello spazio di partenza. Questo poi lo dimostreremo, è facile. Siccome U più V, cioè, perché parto da U più V? Perché è quello di dimensione più alta, cioè la dimensione 3. Lo spazio ambiente ha dimensione 4. Quindi l'ortogonale U più V che dimensione ha? 1. E come lo trovo? Beh, ricordatevi la definizione, chi è U più V ortogonale? Deve essere ortogonale rispetto a questi e rispetto a questi. Quindi sono, quali sono i vettori? Sono i vettori del tipo, prendiamo un vettore del tipo ABCD, devo scrivere che A, il prodotto scalare con questo, quanto fa? Fa A più C, deve fare 0, poi B più C meno D deve fare 0, e poi prendiamo un vettore di questi, 2A più B meno C più D deve fare 0. Queste sono, vedete che sono 3 equazioni. Se sono 3 equazioni mi elimineranno 3 incognite, probabilmente, se i vettori sono indipendenti, ma lo sono, mi elimineranno 3 incognite e me ne rimarrà una libera, e quindi lo spazio che rimarrà avrà dimensione 1. Allora proviamo a fare la somma della seconda e della terza. Cosa mi viene? Mi viene 2A più 2B, 2A più 2B uguale a 0, quindi mi viene A uguale meno B. Dalla prima, o se preferite B uguale meno A, dalla prima viene C uguale meno A, andando a sostituire qua viene meno A, meno A, porto D dall'altra parte, viene D uguale meno 2A. Allora, qual è? Come me lo scelgo A secondo voi? Io me lo scelgo meno 1, così qua mi viene 1, 1, 2. Allora, questo deve avere dimensione 1, 4 meno 3, deve essere ortogonale a questi 3 vettori,
e se deve essere ortogonale a questi tre vettori deve essere proporzionale a meno 1, 1, 1, 2, perché veniva a meno a volte meno a volte per questo a volte, ok? Allora, come facciamo a vedere se abbiamo fatto bene? Andiamo a vedere se questo vettore è ortogonale a chi deve essere ortogonale? Deve essere ortogonale a questi, a queste costruzioni, ma pure a questo, perché pure questo sta in un più punto, eppure a questi tre qua. Allora, meno 1 più 0 più 1 più 0 fa 0, 0 più 1 più 1 meno 2 fa 0, meno 2 più 1 meno 1 meno 2 fa 0, 0 più 1 più 5 meno 6 fa 0. Questa non è, questi qua li ho usati per fare il conto, ma che sia ortogonale a questo non è scontato, no? E infatti l'ortogonalità rispetto a questo già ci fa capire che abbiamo fatto bene. Ma ancora di più, andiamo a fare il prodotto scalare con questi tre: meno 1 più 1 più 2 meno 2 fa 0, meno 2 più 1 meno 1 più 2 fa 0, meno 1 meno 2 più 1 più 2 fa 0. Come vedete, perché fa 0 è ortogonale a tutti quanti? Perché quello è ortogonale a U più V, deve essere ortogonale a tutti i vettori che stanno in U più V. Questa è una base di U più V, quello è ortogonale. Perché non ho usato questi per fare il conto, ma ho usato questo, questo e questo? Allora, ricapitoliamo, ripartiamo tutto da capo, se no il cervello si ingrippa. E vabbè, fai restare. Tanto... Però una cosa più veloce di Windows 10, insomma, deve essere ripartito in pochi secondi, non deve... Ok? Allora, avevamo U e V, hanno dimensione 2. Abbiamo fatto l'intersezione, c'è la dimensione 1, è generata da questo. Adesso sappiamo che U c'è dimensione 2, per fare una base ortogonale ci prendiamo questo, ce lo teniamo sempre, e poi prendiamo uno degli altri due e lo ortogonalizziamo. Poi per fare V facciamo la stessa cosa, questo ce lo teniamo perché sta pure in V, e poi prendiamo un altro vettore di V e lo ortogonalizziamo. Poi prendiamo, per fare una base ortogonale di U più V, notiamo che se ortogonalizziamo uno di questi due rispetto all'altro, segnatamente questo rispetto a questo ci conviene perché i conti sono un po' più semplici, che succede? Succede che non dobbiamo ortogonalizzare rispetto a questo perché già era ortogonale, quindi questa è una base ortogonale di U più V che siamo riusciti a fare facendo solo tre ortogonalizzazioni. Ok, adesso quando io devo andare a fare U più V ortogonale, U più V ortogonale c'ha dimensione 1 perché 4 meno 3 fa 1. Per eliminare tre incognite mi servono tre vettori indipendenti di U più V. Tre vettori indipendenti di U più V sono questi che stanno, sono vettori indipendenti di U più uno di questi. Perché? Perché questo non sta in U intersecato V. Allora se non sta in U intersecato V è indipendente da questi due, perché non poteva essere generato da questi due. Questi possono generare solo quello che sta in U intersecato V di V. Allora mi scrivo le equazioni, prodotto scalare uguale a 0, e queste equazioni si riducono a queste tre equazioni. Ora, parte A, che è la costante che diciamo di proporzionalità, il vettore che genera lo spazio ortogonale a U più V è questo. Una volta trovato, io vado a verificare che sia ortogonale a questo, 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 perché così verifico che ho fatto il conto bene, ma verifico anche che sia ortogonale rispetto a questo, questo, questo e questo. Che cosa mi dice? Mi dice che tutti gli altri conti sono stati fatti bene, perché siccome allora questo è ortogonale a U, è ortogonale a V, è anche ortogonale a U più V, è ortogonale a tutti i vettori che stanno in U e stanno in V, e quindi è ortogonale a tutte le somme di vettori di U più V. Non solo, siccome è ortogonale anche a questi, vuol dire che effettivamente questi sono vettori di U più V, quindi questi sono vettori ortogonali, quindi devono generare U più V, quindi non abbiamo sbagliato nulla. È chiaro? Quindi fino a mo è tutto fatto bene. Adesso, se voglio andare a fare la base
di U ortogonale se scrivo base D, vabbè, U ortogonale, allora mettiamo spento. Se scrivo base non ci devo mettere spento. Se scrivo allora, U ortogonale lo span di chi? Questo era ortogonale vettore di U. E allora in un ortogonale ce lo posso prendere. Meno 1, 1, 1, 2. Allora adesso per generare un altro vettore che sta in un ortogonale, che devo fare? Devo prendere un sistema, prendo un vettore ABCD, devo imporre che sia ortogonale a questi, cioè A più C uguale 0, poi B più C meno D uguale a 0, e a questo, meno A più B più C più 2D uguale a 0. Perché impongo l'ortogonalità rispetto a quello? Perché a me la base ortogonale mi serve, è inutile che mi prendo un vettore qualunque e poi me lo ortogonalizzo, ce la impongo direttamente l'ortogonalità a questo, a uno che già ho, e allora otterrò una base ortogonale. Allora cosa mi viene? Mi viene AC uguale meno A, poi mi viene B meno A meno D uguale 0, poi mi viene B meno 2A meno più 2D uguale 0. Adesso andando a fare questa sottrazione mi viene meno A più 3D uguale a 0, e questo meno questo ne va, meno 2A meno meno A fa meno A, 2D meno D fa 3D, quindi mi viene A uguale 3D, poi mi viene B uguale 4D e C uguale meno 3D. Secondo voi come mi scelgo D? Me lo scelgo 1, quindi qua mi viene 1, A è uguale a 3D, quindi qua viene 3, B è uguale a 4D, quindi viene 4, C è uguale a meno 3D, viene meno 3. Allora verifichiamo, sono ortogonali tra di loro? Meno 3 più 4 meno 3 più 2 non sono ortogonali, ho sbagliato qualcosa. Allora C uguale meno A, allora l'ultima equazione allora no, no, ho sbagliato a fare il prodotto scalare, meno 3 più 4 meno 3 più 2 fa 0, meno 6 più 6 fa 0, sbagliato il controllo, non va. Adesso andiamo a verificare che questo sia anche ortogonale rispetto ai vettori di U. 3 più 0 meno 3 più 0 fa 0, 0 più 4 meno 3 meno 1 fa 0, quindi questo sta, è ortogonale a U, sta in un ortogonale, è ortogonale rispetto a questo, quest'altro pure sta in un ortogonale, quindi la base è ortogonale di U ortogonale. Quindi abbiamo fatto una base ortogonale di V ortogonale. Andiamo a fare una base ortogonale di V ortogonale. Allora, V ortogonale, me lo scrivo qua. V ortogonale è lo span di meno 1, 1, 1, 2 e l'altro vettore me lo devo trovare. Come lo devo trovare? Devo imporre l'ortogonalità a questi e a questo. Perché uso questi? Perché stavolta mi piacciono un po' di più di questi.
perché 0, 1, 5, meno 3 mi piace di meno di questo. Allora andiamo a scrivere A più B più 2C meno D uguale a 0. Poi 2A più B meno C più D uguale a 0. Poi abbiamo meno A più B più C più 2B uguale a 0. Dobbiamo risolvere questo sistema qua. Proviamo, ecco, facciamo, c'è sempre, allora questo qua lo riscrivo da parte, ok, allora andiamo, vediamo cosa si può fare. La prima la lascio stare, A più B più 2C meno D uguale a 0. Poi facciamo la seconda meno la prima, quindi viene A meno 3C più 2D uguale a 0. A meno 3C più 2D uguale a 0. Poi facciamo la terza sempre meno la prima, quindi viene meno 2A meno C più 3D uguale a 0. Okay. Allora, dalla seconda e dalla terza ho eliminato, anche questo non lo scrivo da più lontano, l'ortogonale ho sbagliato a scrivere, meno 1, 1, 1, 2. Qua ho sbagliato a ricopiare, ho preso da qua e non era stavolta. Ok, la seconda e la terza, come vedete, ho eliminato la B. Adesso per eliminare per esempio la A, che devo fare? Il doppio della prima più la terza, il doppio della seconda più la terza. Allora, 2A meno 2A fa 0, meno 6c meno c fa meno 7c, il doppio più la terza viene più 7d uguale 0, quindi cosa viene? D uguale c uguale d, quindi viene c uguale d. Allora quando vado a sostituire qua viene meno 3d più 2d fa meno d, lo porto all'altra parte, viene a uguale d. Allora a uguale d, c uguale d viene più uguale meno 2. Allora, vediamo se funziona. D meno 2d più 2d meno d fa 0. D meno 3d più 2d fa 0. Meno 2d meno d più 3d fa 0. Funziona. Ok? Quindi qua che ci devo mettere? Ci devo mettere A uguale C uguale a D, ci mettiamo 1 e B ci mettiamo meno 2. Allora come vedete, vediamo se sono ortogonali. Meno 1, meno 2, più 1, più 2 fa 0. Poi questo deve essere ortogonale ai vettori di V, per esempio deve essere ortogonale a questo. 1, meno 2, più 2, meno 1 fa 0. 2, meno 2, meno 1, più 1 fa 0. Ma siccome è ortogonale ai vettori di V, se volete potete anche controllare se è ortogonale rispetto a questo. 2 meno 2 meno 1 più 1 fa 0. 0 meno 2 più 5 meno 3 fa 0. Quindi questa è una base ortogonale di V ortogonale. Adesso l'ultima, non dobbiamo fare più nessun punto. Allora abbiamo finito. Adesso se andiamo a fare U intersecato V ortogonale, questo è uno span di dimensione 3. Allora, 2 ce li prendiamo o da U ortogonale o da V ortogonale. Prendiamo quelli di V ortogonale che sono più piccoli. Meno 1, 1, 1, 2. 1, meno 2, 1, 1.
Adesso io dico che l'ultimo, allora, l'ultimo vettore per trovare l'ultimo, questa è esattamente la stessa situazione di prima. Questo, l'ortogonale dell'intersezione è la somma degli ortogonali, anche questo lo dimostreremo. Allora, per ortogonalizzare la base della somma, noi cosa abbiamo fatto? Ci prendiamo questo che è comune, poi ci prendiamo uno di questi due, adesso dovremmo ortogonalizzare questo rispetto a questo, la stessa cosa che abbiamo fatto all'andata. Ma non serve, per quale motivo? Che il vettore ortogonale a questi due è ortogonale a U intersecato V, già ci sta, perché questi vettori stanno in V ortogonale, i primi due. Allora il terzo deve essere ortogonale a V ortogonale, quindi dove deve stare? In V. Ma in V noi avevamo questo vettore che stava nell'intersezione e quest'altro che era ortogonale. Allora cosa, quale vettore dobbiamo via? Questo 2, 1, meno. Allora, cosa dovete verificare? Che tutti e tre i vettori sono ortogonali tra di loro. Meno 1, meno 2, più 1, più 2 fa 0. Meno 2, più 1, meno 1, più 2 fa 0. 2, meno 2, meno 1, più 1 fa 0. E sono tutti e tre ortogonali a questo, a questo qua. Andate a fare i prodotti scalari. Meno 1, più 1, più 2, meno 2 fa 0. 1, meno 2, più 2, meno 1 fa 0. 2, più 1, meno 2, meno 1 fa 0. Capito? Quindi in realtà quante, per fare questo esercizio, quante ortogonalizzazioni bisogna fare? 3 all'andata o basta. Non abbiamo, al ritorno non abbiamo dovuto fare nessuna ortogonalizzazione, perché abbiamo già impostato le soluzioni che veniva di volta in volta dal sistema, già veniva ortogonale rispetto a chi doveva essere ortogonale. Abbiamo fatto 3 ortogonalizzazioni all'andata. Quanti sistemi però abbiamo dovuto risolvere? 1 all'inizio e 3 al ritorno. 1 per trovare questo, 1 per trovare questo, anzi sì, 1 per trovare questo, 1 per trovare questo, 1 per trovare questo e poi basta. Quindi abbiamo dovuto risolvere 4 sistemi. Abbiamo dovuto fare 3 ortogonalizzazioni e risolvere 4 sistemi, però sia le ortogonalizzazioni che i sistemi sono di natura molto elementare, cioè si risolvono a 8. Allora facciamo un attimo, riepiloghiamo. Se U intersecato U, se U intersecato V ha dimensione 1, lo schema è sempre questo, cioè qualunque esercizio del COMPS sarà sempre lo stesso modo. Prima si determina U intersecato V, poi si fa la base ortogonale di U, poi la base ortogonale di U, poi la base ortogonale di più V, poi si fanno gli ortogonali, l'ultimo, non c'è manco bisogno di fare l'ortogonale e l'ortogonale perché già sappiamo dove andare a prendere i vettori. Se invece di prendere questo avessimo preso questi due vettori, se al posto di questo ci avessi messo questo, il terzo vettore dove lo dovevo andare a prendere? Dovevo andare a prendere questo, perché doveva essere ortogonale ortogonale di U, quindi doveva stare in U, doveva stare in U, doveva essere ortogonale rispetto a questo, ma questa è già una base ortogonale, quindi questo sta in U ed è ortogonale rispetto a intersezione. Quindi in realtà di basi ortogonali di U intersecato V ortogonale ce ne abbiamo ben due già scritte sulla lavagna. Che succede se U intersecato V può capitare che abbia dimensione 0? Ok? Può capitare perché il professore si è sbagliato a fare esercizio, perché qualche. Allora, se U intersecato V ha dimensione 0, U più V che dimensione c'ha? 4. Allora a quel punto l'esercizio diventa molto più semplice, perché tu ti fai l'ortogonalizzazione di V, un'ortogonalizzazione, un'ortogonalizzazione di V di U, un'altra ortogonalizzazione. Poi U più V è R4. Chi ha una base ortogonale di R4? E con 1, e con 2, con 3, e con 4. Cioè senza fare nessuna ortogonalizzazione. Se stai in tutto lo spazio è inutile che ti fai ortogonalizzazione, cioè una base ortogonale saranno i 4 vettori della base canonica, cioè non c'ha senso. La intersezione ha dimensione nulla, quindi cioè non c'è nulla da, non c'è nessuna base da produrre. Quando fate gli ortogonali
dovete ortogonalizzare indipendentemente u ortogonale v ortogonale, quindi dovete trovare due vettori ortogonali a u e ortogonali tra loro, due vettori ortogonali a v ortogonali tra loro, e poi basta, perché u più v ortogonale sarà diciamo il vettore nullo, mentre u intersecato v ortogonale sarà tutto R4, e quindi anche in quel caso la base sarà e con 1, con 2, con 2. Ok? Cioè l'esercizio diventa molto più semplice. Qualora u e v invece coincidessero, cosa andando a caso è praticamente impossibile, perché dovrei azzeccare a caso due vettori che siano lo spazio generato da questi in R4, però potrebbe darsi che il professore qualche volta per sfizio ce li mette, ci mette, che ne so, ci mette un vettore, ci mette la somma di questi due, l'altro vettore ci mette la differenza, quindi quando andate a fare il sistema le equazioni che se ne vanno sono due e non una. In quel caso che significa? In quel caso u intersecato v, u più v e v sono quattro spazi coincidenti, quindi vi dovete ortogonalizzare solo quello spazio che ha dimensione 2 e il suo ortogonale che ha dimensione 2, basta. Chiaro, quindi anche in quel caso, naturalmente, tranne il panico perché uno non si ritrova, che deve capire che cosa sta succedendo, ma per capire cosa sta succedendo basta ragionare in genere. Tranne quello, però superato quel panico, in realtà l'esercizio sarebbe molto più semplice. Quindi se uno se ne accorge che... Quindi... Oh! Chiaramente nel caso di u intersecato v che abbia dimensione 1, l'esercizio è massimamente interessante, nel senso che per farlo bisogna fare certi conti, però per risparmiare un po' di conti la via che vi ho indicato è quella ottimale, cioè quella nella quale si devono fare meno conti possibili, perché effettivamente cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto fare 3 ortogonalizzazioni e 4 sistemi elementari, 3 minuti cada una, 21 minuti sono più che sufficienti. Diciamo chiaramente a spiegarle tutto quanto ci sono voluto, ci è voluto tutta l'ora pure di più, però se lo andate a fare questo poi una volta che ci avete preso la mano, naturalmente io questo qua ve ne posso fare uno, ve ne posso fare un altro come esercizio, poi vi faccio quelli alla correzione dei compiti, ma una volta che avete capito lo schema, cioè mendatevi dei numeri, cioè non è difficile, perché ci stanno un sacco di compiti vecchi. Va bene, allora facciamo pausa. Allora, andiamo a dimostrare quelle relazioni, la formula di Grassmann e le altre relazioni. Allora, vi ricordo, io ho uno spazio vettoriale reale di dimensione n, v doppio sottospazio vettoriale di v. Allora, chi è W ortogonale? W ortogonale è l'insieme dei vettori V appartenenti a V, tali che V scalar W è uguale a 0 per ogni W appartenente a W. Cioè sono tutti i vettori ortogonali a tutti i vettori di W. Ok? Ovviamente qua dobbiamo avere con un prodotto scalare, se no l'ortogonale è colpifero che lo posso definire. Ok, ci siamo fino a qui. Allora io dico che la dimensione di W ortogonale, poi, è uguale a n meno la dimensione di W doppio.
Allora. Allora, come facciamo a dimostrarlo? Allora, per esempio, supponiamo una dimensione di W sia K. Ok? Allora, diciamo che W è uguale allo span di W1, W2, Wk. Per Gram-Schmidt possiamo supporre che Wi scalare Wj faccia 0 se i è diverso da j e i e j sono compresi tra 1 e k. Cioè, questa base di W, se non era ortogonale, ortogonale facciamo diventare ortogonale con Gram-Schmidt. L'abbiamo fatto stamattina. Adesso. Quindi questi qua già lo sappiamo che sono ortogonali. Adesso sia W1, Wk, Vk più 1, Vn una base di V. Questo lo possiamo sempre fare. Ora questo non lo dimostro, non ho il tempo di dimostrarlo, ma vi spiego il concetto e dovreste intuire che è facile. Cioè, cosa prendo? Una base di V che contenga i vettori W1, Wk. W1, Wk ci possono stare una base di V? Certo che ci possono stare, perché sono, essendo ortogonali, sono linearmente indipendenti. Sono indipendenti. Ha una base, che cos'era? Un sistema, una parte libera massimale. Allora questa è parte libera, io aggiungo dei vettori di V fino a trovare una parte libera massimale. Ci sta a lunghezza n per il teorema della dimensione. Ok? Per Gram-Schmidt possiamo supporre tutti i vettori della base a 2, a 2 ortogonali. Che significa? Questi erano già ortogonali, questi li abbiamo aggiunti, no, però li ortogonalizziamo. Quanti rimangono? Sempre n rimangono, perché quelli che abbiamo aggiunto sono comunque, costituiscono una base, quindi sono realmente dipendenti, quindi quando andiamo a applicare Gram-Schmidt il numero non cambia. Adesso continuo qua, quindi ho bisogno di cancellare un po'. Dico che Vk più 1 Vn è una base ortogonale di W ortogonale. Chiaro? Allora, Vk più 1 Vn contenuto in V ortogonale è ovvio, perché siccome le avevamo ortogonalizzate con Gram-Schmidt, questi vettori sono ortogonali rispetto a questi. Siccome questi vettori hanno una base di W,
essere ortogonale a tutto W doppio, essere ortogonale rispetto a una base di W doppio è la stessa cosa, quindi questo vettore è ortogonale rispetto a tutti questi, quest'altro invece pure, eccetera eccetera, quindi questa inclusione è ovvia, è chiaro che quelli sono ortogonali. Quello che non è ovvio è che siano un sistema di genera, scusate, W doppio ortogonale. Quello che non è ovvio è che sia un sistema di generatori. Allora, sia, chiamiamolo V appartenente a W doppio ortogonale. Allora V lo potrò scrivere come somma per H che va da 1 fino a K di lambda H W doppio H più somma per H che va da K più 1 fino a N di lambda H V con H. Allora, questo sta in W doppio e questo sta sicuramente in W doppio ortogonale. Allora, se io dimostro che questa parte è nulla, ho finito. Mostriamo che lambda 1 uguale lambda 2 uguale lambda k uguale 0. Allora cosa faccio? Faccio V scalar W doppio J. Questo a che cosa è uguale? È uguale a somma per H che va da 1 a K di lambda A V scalar W doppio J, scusate, W doppio H scalar W doppio J più somma per H che va da K più 1 fino a N di V con H scalar W lambda A. Alla fine questo cosa mi rimane? Mi rimane esattamente lambda j W doppio j, scusate, W doppio h scalare W doppio j, quindi qua W doppio ortogonale. Okay. Quindi questo fa esattamente lambda j W doppio j scalare W doppio j. Per quale motivo fa lambda? Perché se ci metto h diverso da j, questo fa 0. Questi fanno 0 sempre perché questi stanno in W doppio, questi stanno in W doppio ortogonale. Quindi l'unico che mi rimane è questo termine qua. Però io sapevo che questo elemento stava in W doppio ortogonale, cioè quando faccio questo sta in W doppio ortogonale, questo sta in W doppio, quindi il prodotto scalare deve fare 0. Allora, cosa ho scoperto? Questo non fa 0 perché è un vettore scalare a se stesso, non fa 0. Un vettore di una base scalare a se stesso non fa 0. E quindi chi deve essere 0? E questo discorso vale per tutti i j, ma solo quando faccio il prodotto scalare con W doppio j, quindi solo per tutti i j, solo per j che va da 1 fino a k, solo per W doppio j, solo quando faccio il prodotto scalare con W doppio j, quindi posso usare soltanto j che va da 1 fino a k. Quindi questo mi dice che questo pezzo qui è il vettore nullo e tutti questi termini sono tutti 0. E allora se quelli sono tutti 0, V come si deve esprimere? Si deve esprimere come combinazione lineare di questi altri. Quindi questi altri non solo stanno dentro W doppio ortogonale, ma sono anche un sistema di generatori. Allora, qual è la dimensione di W doppio ortogonale? Esattamente
n meno n meno k. Chiaro? Adesso lo facciamo con un esercizio così si capisce meglio. Allora, prendiamo, siamo in R3, prendiamo V doppio, lo span di 1, 2, meno 1, 0, 1, meno 1, 1, 3, meno 2. Allora, come vedete, questo span ha dimensione 2, perché questo, poi questo è indipendente da questo perché non è proporzionale, il terzo è la somma dei primi due. Andiamo a vedere chi è W ortogonale. Io devo scrivere A più 2B meno C uguale a 0, poi B meno C uguale a 0 e poi, se volete, A più 3B meno 2C uguale a 0. Questa qua, in realtà, questa equazione sparirà. Perché? Perché è la somma delle prime due. Quindi in realtà qua ci avete B uguale C, quando sostituite vi viene 2C meno C fa C, quindi viene A uguale meno C, e quando andate a sostituire qua dentro vi viene meno C più 3C meno 2C che fa 0, e quindi questa equazione sparisce. Quindi chi è W ortogonale? W ortogonale è lo span di 1, scusate, meno 1, 1, 1. Proviamo. Meno 1 più 2 meno 1 fa 0, 0 più 1 meno 1 fa 0, meno 1 più 3 meno 2 fa 0. Ma se io ortogonalizzavo, allora uno dice no, ma tu me l'hai fatto in un altro modo la dimostrazione. Come te l'ho fatta la dimostrazione? Ortogonalizzato, allora ortogonalizziamo il terzo, lo possiamo direttamente cancellare, perché siccome è la combinazione dei primi due, quando andiamo a fare ortogonalizzazione di Gram-Schmidt verrà 0, vettore nullo, abbiamo visto stamattina. Allora adesso devo ortogonalizzare per esempio questo rispetto a questo. Allora come si fa l'ortogonalizzazione? Allora devo fare 1, 2, meno 1, meno il prodotto scalare che fa 3 mezzi, 0, 1, meno 1. Questo è proporzionale a 2, 4, meno 2, meno 0, 3, meno 3, uguale 2, 1, uguale, vediamo un po', 2. Che sarebbe 2 volte questo meno 3 volte questo. Quindi qua devo mettere 2, 1, 1. Questo è sempre W. Allora, poi che abbiamo detto? Basta prendere, completare questa una base, per esempio 0, 0, 1. È una combinazione lineare di questi due? Probabilmente no. Perché quando, per ottenere 0 qua devo fare la differenza e quindi qua non mi esce il 0. Allora, cosa devo fare poi per ottenere quel vettore là? Devo fare esattamente, prendere questo e ortogonalizzarlo rispetto a questi due. Proviamo. Allora facciamo 0, 0, 1 meno, prodotto scalare di questo con questo fa 1, 4, 2, 1, 1, poi meno, meno 1, quindi più 1 mezzo, 0, 1, meno 1. Vediamo che esce.
Allora facciamo qua un quarto 004 meno un quarto più un quarto 02 meno 2. Allora facciamo più un quarto e poi cambiamo i segni, così un quarto lo mettiamo in evidenza. Adesso 0 meno 2 0, poi qua mi viene aspetta un attimo, ho sbagliato qualche cosa. Allora, rifacciamo ancora, sarà troppo veloce. Devo fare 0, 0, 1, meno un quarto, 2, 1, 1, meno, quindi più, un mezzo, 0, 1, meno 1. Allora, in quarto. 0 meno 2 quarti, quindi qua poi niente, meno 2, poi in quarti meno 1 più 2 fa un quarto e non mi trovo. Ah no no, perché io ho sbagliato quale quarti, questo è sesto. La norma di questa quadrata non è 4, non è 2 più 1 più 1, è 4 più 1, quindi fa 6, quindi meno un sesto. Adesso in sesti, adesso qua meno 2 più 0 fa meno 2, poi meno 1 più 3 fa più 2, meno 1 meno 3 fa meno 4. Ora se mettete in evidenza, aspetta, mi sono scordato qua, 6 meno 1 meno 3 fa più 2. Adesso se mettete in evidenza meno 2 sesti, vedete che viene vabbè, più 2 sesti viene meno 1, quindi è, il vettore è proporzionale a questo e quindi 2. Quindi quando faccio l'ortogonale, per trovare una base dell'ortogonale, prima faccio una base di V doppio. La base di V doppio non è necessario che sia ortogonale. Poi però la base dell'ortogonale me la faccio di vettori ortogonali. Anche lì, se la voglio ortogonale la faccio ortogonale, se non la voglio ortogonale non la faccio ortogonale. Comunque, diciamo, il fatto di fare ortogonali le basi serve solo a rendere più evidente che il problema è questo: V doppio intersecato V doppio ortogonale è il vettore nullo. Per quale motivo? Prendete un vettore appartenente a questo, allora che vuol dire? Che V doppio scalare V doppio deve fare 0, perché sta in V doppio e V doppio ortogonale, ma l'unico vettore che può fare 0 e il prodotto scalare è il vettore nullo. Allora vediamo domani, dopodomani, adesso non abbiamo più tempo, credo che sia finita l'ora, c'è rimasta da dimostrare la formula di Grassmann, cioè la dimensione della spazio somma e la dimensione dell'intersezione sono legate alla formula di Grassmann, cioè la dimensione di U più la dimensione di V è uguale alla dimensione dell'intersezione più l'intersezione della somma. Nel caso dell'ortogonale, la dimensione di V doppio e la dimensione di V doppio ortogonale sono, l'intersezione è vuota, cioè non è vuota, c'è solo il vettore nullo, cioè la dimensione è 0, quindi la somma deve fare tutto lo spazio ambiente. Chiaro? Perché
Questo perché diciamo noi comunque abbiamo fatto vedere che nell'ortogonale ci stanno almeno n meno k vettori, a quel punto ce ne devono stare per forza n meno k, non ce ne possono stare di più, perché se ce ne fossero di più l'intersezione avrebbe dimensione non zero ma strettamente così, ok? Però ci passo.